Cambiasso nei 16 metri del Napoli, pallone al limite, Dominguez che lo controlla ancora per Cambiasso, è solo Bazirkse! Il Bologna in vantaggio. Esattamente al 41esimo minuto, nel corso del primo tempo, cambia il parziale al Diego Armando Maradona, palla a terra, triangolazioni strette e questa volta Zirkzee con il piattone sinistro verso il secondo palo dopo l'invito di Cambiasso porta in vantaggio il Bologna. È un gol che arriva, non si può dire a sorpresa, perché è la terza azione consecutiva che il Bologna costruisce arrivando alla conclusione, questa davvero studiata, architettata e giocata con palla a terra in velocità, movimenti perfetti degli attaccanti, la conclusione di Zirkzee, sorpresa, la difesa del Napoli non era sicuramente sistemata al meglio, anche un po' l'uscita di Juan Jesus su Barro non mi è sembrata così decisa e cattiva da poter impedire poi quello che è stata, quella che è stata la giocata che ha portato al gol. Peraltro una bellissima giocata, perché è molto veramente geometricamente apprezzabile. Da sinistra Politano, il pallone in mezzo, Juan Jesus! Ha pareggiato il Napoli al 44esimo e 45 secondi nel corso del primo tempo, arriva il pareggio del Napoli dal giocatore che meno ti aspetta. Juan Jesus, un difensore nel cuore dell'area di rigore avversaria, ha approfittato di un momento di sbandamento collettivo della difesa del Bologna, un pallone rimasto lì quasi per incanto, quasi al vertice sinistro dell'area piccola, rossoblu l'ha calciato con il destro. Juan Jesus, forse incredulo per tanto regalo, lo ha spedito alle spalle di Skoruski, ha pareggiato il Napoli, siamo 1-1, sta per finire il primo tempo, partita bellissima. Conclusione da attaccante con piede meno forte di con il destro, ma raso terra in diagonale, preciso, angolato, impossibile per Skoruski intervenire. Gol alla Pippo Inzaghi, è andato a rapacizzare quel pallone all'interno dell'area di rigore del Bologna e a trasformarlo in oro. Era un pallone sporco, un pallone che era saltato un avversario, vince un ripallo, va al tiro, respinta miracolosa, la palla è lì, Lozano ha raddoppiato il Napoli. Esattamente al terzo minuto e 30 secondi nel corso del secondo tempo, il raddoppio del Napoli, insomma ha segnato Lozano. Io però non vorrei dirti, Fabrizio, di chi è il merito di questo gol. Ovviamente che Kvaratskhelia ne ha saltati tre stavolta, anche non controllando benissimo, ma il destro che è passato in mezzo a tutta la difesa della Bologna, la parata di Skoruski, poi le proteste, è stato incredibile Osimhen che dopo il gol è andato a protestare con l'arbitro perché non aveva fischiato il rigore ai suoi danni, e sono stati un paio di compagni che l'hanno trascinato via, come per dire guarda che abbiamo segnato, lascia perdere, poi al rigore ci pensiamo un'altra volta. La ribaltata il Napoli tra il 45esimo del primo tempo ed il terzo minuto e 30 secondi e della ripresa, prima Juan Jesus e poi Lozano, la spinta del Napoli, la voglia, la determinazione di andarsi a prendere il risultato della formazione di Luciano Spalletti è qualcosa evidentemente di non controllabile anche per Thiago Motta e per i suoi calciatori, che però stanno tenendo molto bene il campo, c'è tutta una partita da giocare, siamo carichi dentro quest'ultimo, la conclusione, rete, ha pareggiato il Bologna al sesto minuto, Barrov con la graziosa partecipazione potremmo dire anche di Meret, perché il tiro era molto forte, d'accordo, molto angolato, molto insidioso e velenoso, però Meret insomma era sulla traiettoria. Sì, si è abbassato forse con un po' di ritardo, il pallone gli è passato sotto le braccia, Meret è incappato in questi errori nelle passate stagioni, ma quest'anno ha avuto un rendimento molto alto per la sua continuità, per l'assenza di un competitor per così dire diretto, con più sicurezza sta giocando, stavolta ovviamente c'è la macchia evidente sul gol subito dal Napoli. C'è anche l'ammonizione di Thiago Motta perché evidentemente è entrato in campo, ha superato la, diciamo così, l'area tecnica o forse chissà che cosa ha fatto Thiago Motta, che va dal cartuomo a dirgli con le mani sui fianchi, vabbè bravo mi hai ammonito, ma il motivo per cui l'hai fatto si è capito? Evidentemente no. Settimo minuto, ciò che conta. E di solito il suo ingresso coincide con l'uscita di Kvaratskhelia. Intanto attenzione, gran palla di Kvaratskhelia, Osimhen, il terzo gol del Napoli è di Victor Osimhen, che ha superato alle spalle la difesa
Kenya, che ha premiato la corsa del numero 9, ha chiuso con il sinistro alle spalle di Skoruski. Siamo al minuto 24 del corso della ripresa, il Napoli è nuovamente in vantaggio, ha segnato Victor Osimhen. Ha dettato al contrario, ha dettato Kvaratskhelia il movimento a Osimhen con il passaggio che ha fatto anziché l'attaccante con il suo movimento al rifinitore, perfetto il pallone, poi la palcata di Osimhen naturalmente contribuisce in maniera determinante ad anticipare il difensore e a metterla sotto le gambe di Skoruski, ma che palla splendida da parte di Kvaratskhelia. Sì, sono le giocate del numero 77 incredibili, riescono sempre a mettere in difficoltà gli avversari. Vediamo cosa decide nel frattempo Thiago Motta, che potrebbe gettare nella mischia con il numero da qui al termine della partita, e quindi ancora sofferenza per il Napoli, ancora speranza per il Bologna. Il colpo di testa di Nico Ianni sale indietro per Skoruski, che a poco fa ha respinto con i piedi una conclusione a colpo sicuro ravvicinatissima di Lozano. Chirse la spizza di testa, Dominguez in acrobazia la allontana in qualche modo, il Napoli con Elmas la recupera, Moro che evita proprio Osimhen, serve centralmente Lucomi da questi verso l'estremo settore di destra dove si trova Sansone, prende il pallone con l'interno piede, evita l'avversario, poi sterza, poi vuole dribblarlo ancora Olivera che non ne lo molla, il numero 10 del Bologna che insiste nel suo possesso, palla se la trascina oltre la linea laterale, rimessa laterale in favore del Napoli. Non l'hanno presa bene dalla panchina del Bologna, non l'ha presa bene nemmeno il numero 10, Nicola Sansone, e quindi ammonizione per lui per protesta. Ha tirato il pallone addosso, in direzione per meglio dire dell'assistente dell'arbitro, e quindi inevitabile l'ammonizione. Intanto si lamenta ancora dalla panchina della Bologna i danni del guardaline che opera sotto la nostra postazione di Silvestri, rilancia a lungo Juan Jesus, a sua volta spazza la propria tre quarti, salta Osimhen alle prese con un avversario, riesce a controllare il pallone con il petto, poi con la coscia termina a terra, spinto da Bonifazzi all'altezza della panchina del Napoli, calcio di punizione in favore della formazione di casa, e questa è un'azione di grande intelligenza e di buon senso da parte di Osimhen. Sì, ha coperto, ha controllato, era difficile anche perché alla fine era solo, avrebbe dovuto girarsi e andare verso la porta. La giocata forse che più serviva in quel momento. È più utile in quel momento e l'ha fatta Osimhen, e quindi calcio di punizione fuori del Napoli dalla fronte offensivo sinistro del suo schieramento. Olivera all'indietro per Juan Jesus, retropassaggio per il lontanissimo Meret che ferma il pallone all'interno della propria area, lo rilancia lungo con il sinistro, prova a saltare Zelischi anticipato De Silvestri, c'è però Demme che fa viaggiare Kvaratskhelia sulla corsia di sinistra, arriva De Silvestri, il colpo è di Kvaratskhelia a colpire il braccio dell'avversario, l'arbitro lascia proseguire l'azione, e allora vediamo Sansone che prova ad innescare i propri compagni, si muove Dominguez e viene fermato da Olivera, termina a terra il difensore del Napoli, gran mucchio, gran ressa, alla fine il pallone schizza fuori, alla fine la rimessa in favore della formazione ospite con Luciano Spalletti che facendo i suoi state più concentrati cercate di tenere il pallone basso, 47 minuti e 40 secondi sul cronometro, si andava avanti fino al 49esimo, il Napoli è in vantaggio sul Bologna per 2, perde palla lì con Giannis, potrebbe ripartire la formazione di Spalletti, lì con Giannis però fermato irregolarmente Lozano, motivo per cui l'arbitro è stato il cartellino giallo all'indirizzo dell'esterno sinistro di Thiago Motta, ha comandato il calcio di punizione in favore della formazione di Luciano Spalletti, 48 minuti che si esauriscono in questo momento, 49esimo che inizia in questo momento, il Napoli che è in vantaggio per 3-2, il Napoli che rivede la vetta della classifica andando a scavalcare l'Atalanta che ieri ha superato per 2-1 il Sassuolo nell'anticipo del Gavi Stadium di Bergamo, c'è il calcio di punizione in favore della squadra di casa, ripetiamo, all'interno della propria tre quarti campo dal fronte difensivo destro del suo schieramento con Di Lorenzo sul pallone che cerca compagni di squadra smarcati, batte lungo verso il limite dell'area della Bologna, Zelischi viene anticipato, arriva in qualche modo Elmas, viene fermato anche lui, il Bologna che prova a ripartire con l'ultima opportunità a sua disposizione, Di Lorenzo che ferma il lancio a Bughi, a disposizione di Zirze, poi avanza, poi salta un avversario, poi vince un rimpallo, Osimhen in area, Zelischi destro, centrale morbido per Skoruski che lo blocca in presa bassa, la partita non è finita, 48 minuti e 45 secondi, Sansone viene affrontato fallosamente, calcio di punizione in favore del Napoli con Spalletti che si sgola e vuole qualcuno andare a marcare il numero 11 del Bologna dalla parte opposta del campo all'interno della tre quarti del Napoli, parte il calcio di punizione di Bonifazzi, è finita, il Napoli ha battuto per 3-2 il Bologna, panchina rosso-blu che si alza, tutti in
contro l'arbitro per andare a protestare. Il Napoli ha vinto una partita difficilissima, ha vinto una partita contro un grande avversario che si è dimostrato grande e che adesso continua a protestare. Ci vuole tutta la calma di Thiago Motta per allontanare gli avversari dal direttore di gara Luciano Spalletti, che invece festeggia con i suoi andando a saltare sulle spalle di Caraspeglia. È una finale degna della partita che abbiamo vissuto, gentili ascoltatori, e il Napoli l'ha vinta per 3-2. E la gioia di Spalletti è la dimostrazione e forse anche un segno di riconoscimento del valore degli avversari, perché era davvero una partita difficile. Vincerla per il Napoli è stato un impegno superiore probabilmente anche alle previsioni, ma ha dato merito assolutamente ad un Bologna che ha giocato bene, si è difeso quando doveva difendersi, ma è andato anche ad attaccare. Un accenno particolare a Zirkzee, che ha giocato una partita splendida davvero per la formazione rosso-blu. La successione nelle reti nel primo tempo, proprio Zirkzee al 40.